Bene, buonasera a tutti, bentrovati. Siamo di nuovo qui per il nostro terzo incontro sul percorso della, chiamiamola, storia dell'urbanistica, o comunque per esaminare un po' più da vicino quelle che sono le tipologie, delle diversi insediamenti urbani nel corso dei secoli. Questa sera siamo all'argomento del Medioevo. Vedete che sulla scheda, oltre a ripetere sempre la stessa dicitura di che cos'è l'urbanistica, compare questa ambivalenza nella città medievale. C'è scritto reticolato ortogonale, modello antico, o il modello radiale, che è quello nuovo. Sul modello reticolare ortogonale credo di aver detto qualche cosa la volta scorsa. Tra greci e romani ci hanno riempito proprio la testa di una città fatta a scacchiera ortogonale. Quello è il modello che loro hanno, come dire, brevettato, e quello hanno sempre adoperato nei loro insediamenti. Vi ricordate anche che si era detto che, per una strana contraddizione della storia, la grande capitale dell'impero romano, Roma, di questi schemi urbanistici proprio non ne ha fatto tesoro, perché era una città molto caotica, proprio perché non ha mai avuto un disegno urbanistico che ne progettasse la costruzione e i successivi ampliamenti. Ecco, quello che è l'elemento un po' nuovo nell'urbanistica medievale è proprio il fatto di essere una città, per certi versi le città medievali sono in molti casi città a schema circolare, a sistema radiale, modello che già l'altra volta abbiamo visto e ripeteremo anche questa sera perché è proprio un prototipo particolare, è l'evoluzione urbanistica di Milano, che da una città quadrata romana è diventata una città radiale medievale. A questo riguardo, poi vi leggerò, l'ho trovato in settimana, non è che abbia fatto delle ricerche particolari, una bellissima testimonianza su un testo di storia della distruzione dei tempi di Barbarossa. Allora, leggeremo dopo con quanto accanimento è stata distrutta Milano dai suoi nemici giurati, proprio per poter atterrare e quindi così fare per sconfiggere la città tanto odiata da tante città lombarde che si guerreggiavano tra di loro. Ecco, questo borgo medievale di Lucignano in provincia di Arezzo vi fa proprio vedere, piccolo paesino, vi fa proprio vedere quella che è il sistema radiale. Guardate come è proprio caratterizzato da questo andamento, come dire, quasi circolare, al massimo ellittico, il movimento di queste case. La cortina delle case esterna è un vero e proprio, come dire, perimetro che fa quasi da bastione, che fa quasi da muro, anche se sono abitazioni, a quello che è il massimo dell'espansione di questo piccolo borgo medievale. Perché nel Medioevo le città che sono nate come fondazione nuova hanno preferito questo sistema cosiddetto radiale? Perché molte volte erano collocate su delle alture per un discorso di difesa. Erano già passate le epoche delle grandi invasioni barbariche, le distruzioni più crudeli erano già in qualche modo state perpetrate a questi centri urbani, e quando si è cominciato a ricostruire qualche cosa, si è pensato, un po' come per i castelli, di metterli su qualche posto elevato. Ma capite che costruire non dico sul cucuzzolo, ma comunque su una collinetta, su un punto elevato, era quasi naturale doverla adattare a una forma più o meno circolare, dovendo coprire quella che poteva essere il vertice di una collinetta, di un'asperità montuosa. Mettere un sistema veramente ortogonale quadrato risultava scomodissimo sulle pendici di una montagna, non aveva una sua funzionalità. Ecco allora perché qualche borgo medievale avrà queste caratteristiche così particolari, che ne segnano un po' anche, direi, la bellezza anche ai nostri giorni, perché sono veramente posti molto graziosi. Non ci sono grandissime tesori d'arte, se non qualche cosa magari in qualche chiesa, però, come dire, l'insieme, come proprio centro urbano, ha una sua pregevole caratteristica che in genere rende molto piacevole le visite di questi piccoli borghi. Monteriggioni. Questa prima parte del nostro filmato tende proprio a individuare quelle che sono questi borghi con mura o anche senza mura, però che hanno questo andamento vagamente circolare. Monteriggioni, siamo a sud della provincia di Siena, vedete che ancora oggi conserva perfettamente la sua cortina muraria. Non lasciatevi trarre in inganno, perché la prossima foto d'aereo vi fa vedere che è un piccolo borgo che non ha una grande consistenza, però si presenta maestoso, imponente, con questo tratto così militare molto forte, quasi un borgo imprendibile. Beh, se procediamo, vedete che Monteriggioni poi all'interno non è che abbia chissà quale centro abitato, un modestissimo proprio piccolo borgo,
con la chiesa, immancabile edificio che in qualche modo è sempre presente in quello che è un centro urbano, anche se piccolo, e poi un modesto gruppetto di case. Forse l'aspetto più interessante di questo borgo medievale, Monteriggioni, è proprio questa cinta muraria che qui possiamo invece apprezzare meglio, proprio vedendo dall'alto quello che è l'andamento di questo piccolo borgo. E poi passiamo alla pianta di Bologna. Bologna noi l'abbiamo anche vista 2 anni fa, se vi ricordate, è una delle nostre uscite. Ecco, anche Bologna, che è fondazione antichissima, perché Bologna in realtà è Felsina, fondazione etrusca, quindi prima del mondo romano. I romani poi l'hanno trovata in qualche modo già urbanizzata, però vediamo che in questa pianta ci fa vedere proprio come non ci sono più tracce sostanzialmente di quello che poteva essere un impianto di carattere ortogonale come molte città appunto di fondazione romana o addirittura preromana, ma si irradia con una vera e propria espansione progressiva come se fossero cerchi concentrici proprio da quello che è Piazza Maggiore, Piazza Grande come detto. Sapete che sono in realtà, vi ricordate forse è bene, sono 2 piazze collegate con questo palazzo di Renzo e dei notai che sta in mezzo tra San Petronio e poi quella che è l'altra parte. Questa è una mappa che si trova in un museo civico bolognese, che è una specie di grande affresco su parete che traccia quello che è il profilo appunto della città. E anche di seguito, sempre Bologna, vedete che mantiene proprio questi elementi che caratterizzano. Qui si vedono molto bene come dalla Piazza Maggiore, che è questa, San Petronio, poi dietro c'è la Piazza del Nettuno, qui c'è la Via Rizzoli, le famose torri Arginelli e Garisenda, e poi vedete come le strade partono proprio con un sistema radiale. E quindi è evidentissima questa marca medievale con questo sistema radiocentrico che da quello che è il centro storico della città si irradia poi con tutti quelli che sono i quartieri che si allargano da quello che è appunto il centro urbano. Un altro particolare da un altro punto di vista, sempre di Bologna, ma si percepisce benissimo in quella che è la vista dall'alto, questo movimento delle strade che come tanti raggi si dipartono da quello che è il centro cittadino. Allora, piccola parentesi, perché credo che sia più ricca ma anche più suggestiva questa seconda edizione della presentazione, che purtroppo, signor Velini, non aveva ancora caricato perché è stata modificata in settimana. Mi è venuto in mente, proprio ci pensavo perché l'ho vista su una rivista e quindi mi sembrava molto interessante da presentare. Tutti quanti forse sapete di questo borgo, la città che sta morendo, Civita di Bagnoregio. E proprio qui si vede proprio che cos'è il borgo medievale a schema circolare sul cucuzzolo di questa collinetta. E quindi vedete proprio che tutto quello che è il vertice di quella che è la montagnola è occupato dal centro urbano, che per forza di cose deve avere questo andamento vagamente in forma circolare. Qui c'è anche un po' di muro, ma insomma non c'è più tanto, perché è una città praticamente abbandonata. Si va a vedere come località turistica. Ma non c'è più un centro abitato perché è stato abbandonato anche perché sta pericolosamente franando, è una rupe un po' di tufo come altri insediamenti qui nel centro Italia. Quindi. Però guardate la suggestione che si crea con questo modello che è al vertice di una zona montagnosa, come si crea questo effetto bellissimo quando c'è il mare della nebbia. Sembra veramente una città fantasma sospesa sul nulla. Ecco, mi piaceva mostrarvi anche queste cose perché hanno veramente un impatto così visivo molto forte, quindi valeva la pena. E niente, questo è un altro esempio di un borgo medievale. Siamo in provincia di Viterbo, tanto per capirci. Bagnoregio è il grosso centro medievale che ancora oggi ha la sua funzione di borgo abitato. Civita di Bagnoregio, che è una vecchia frazione praticamente, che sta proprio così lentamente dissolvendosi e franando, ha però questa suggestione di richiamo turistico con questa marca tipicamente medievale. Mi mancavano proprio queste immagini per cui. Ecco, un altro esempio invece che per fortuna non è così mal ridotto, anche se molto più ampio, è la rupe di Orvieto. Anche Orvieto, città che ha fondazione etrusca, poi i romani, poi se ne impossessano nel Medioevo.
Orvieto, sapete, ha questa caratteristica che è proprio riconoscibilissima, anche da lontano dall'autostrada, perché non è distante dall'autostrada del Sole, si vede questa mole imponente del Duomo che emerge su tutte le case, perché sono case molto modeste, case di stampo appunto medievale, con questi riflessi, con questi bagliori, perché dipende dai momenti della giornata, se il sole colpisce i mosaici della facciata diventa veramente qualche cosa che riflange la luce in una maniera luminosissima e quindi diventa proprio la cifra di questa città medievale. Un'altra immagine sempre di Orvieto, vedete come su tutto emerge sempre quello che è la grande fabbrica del Duomo, che è appunto un bel esempio di quello che è il gotico italiano. E qui vedete proprio come tutto quanto si distribuisce su questo sperone di tufo, questo sì è veramente tufo, per adesso per fortuna la città tiene, quindi sì ci sono qualche assestamento, però insomma è ancora oggi una grande città da forte richiamo turistico, proprio per quelle che sono le caratteristiche con cui è stata edificata e costruita nel corso dei secoli. Questa mappa, questa piantina potremmo dire, vi fa capire che non è proprio uno schema circolare, come abbiamo visto in piccoli borghi precedenti, però capite un'altra cosa, ed evidentissimo, la rete stradale non è assolutamente una rete stradale a forma di reticolare di scacchiera romana, perché sono tutti questi vicoletti che senza un disegno preciso di carattere viabilistico e urbanistico, così si intrecciano al centro di questa città appunto così caratteristica, così importante. Ovvio che anche qui segnano quelle che sono le emergenze principali, quindi il Duomo, quello che poi è detto il Palazzo dei Papi di Orvieto e poi qualche altro edificio. Orvieto è stata veramente una roccaforte proprio per questa sua posizione, come dire, di borgo difeso, di borgo in qualche modo fortificato. Sovente i papi nel Medioevo si rifugiavano a Orvieto perché era una presa sicuramente molto ben difesa e quindi non facilmente espugnabile. Questo appunto era la sua caratteristica e si coglie ancora oggi questa trama. Ecco, adesso il discorso appunto di Bologna che abbiamo in qualche modo visto, che permette di vedere questo sistema appunto radiale che in qualche modo si evidenzia benissimo sia nelle mappe che nelle foto aeree della città. Ecco questo sistema che abbiamo già illustrato prima con queste vie radiali che partono da quello che è il centro, o le torri oppure quella che è appunto Piazza Maggiore, che è proprio il cuore urbanistico della Bologna medievale, ma anche della Bologna moderna tutto sommato. Ecco, anche in quest'ultima immagine appunto vedete come si vedono benissimo il sistema delle vie radiali che partono da quello che è il centro cittadino. Andiamo nella campagna veneta e troveremo tanti altri borghi che hanno questo impianto appunto. Qui non è tanto un discorso di presenza in cima alla montagna, ma quanto pur nella pianura, il mondo medievale preferisce questo sistema, questa pianta, questo tessuto urbanistico che chiaramente ha tutta un'altra impronta rispetto a quelli che abbiamo visto appunto nel passato. Questa è Cittadella in provincia appunto di Padova, città murata, sono parecchi i borghi murati nel Veneto, sia con questo sistema tondeggiante in qualche modo che richiama quello che è l'impianto così radiale, oppure anche in qualche caso, li vedremo dopo, ma una sezione tutta particolare, quelle che sono invece borghi medievali che hanno mantenuto il vecchio impianto alla romana perché evidentemente era ritenuto ancora funzionale e comunque adattabile a quella che era l'esigenza di una città del Medioevo. Cittadella, per chi la conosce, sa che, ma questa è una cosa abbastanza evidente, facendo il confronto con Orvieto diventa subito abbastanza lampante, il centro proprio è la piazza con il grande, loro lo chiamano il Duomo, è la loro parrocchia centrale sostanzialmente, un grande chiesone a dire la verità, che è proprio l'emergenza più significativa, qui lo vedete alle spalle con l'abside, qui invece vedete la facciata, e tutto attorno questa cinta muraria con il suo fossato che ancora oggi dà una caratteristica particolare a questa città, che erano le famose capisaldi quando nel Veneto combattevano fra di loro Treviso, Padova e Vicenza. Questo è un elemento che dobbiamo tenere presente perché sarà forte anche poi per il discorso appunto di Milano, quando l'accanimento con cui nel Medioevo città così vicine si scannavano tra di loro. Una cosa che noi oggi sembrerebbe veramente fuori luogo. Immaginare, perché per noi sarà il caso di Milano Como, che come Milano si siano combattute fino allo spasimo pur di danneggiarsi una reciprocamente nei confronti dell'altra. E chiaramente era questa visione tutta campanilistica di quello che era il borgo comunale medievale nostro italiano, che
La città, il suo territorio, era già considerato di per sé un'entità, come dire, amministrativa autosufficiente. Gli altri erano sempre solo nemici, per cui non c'era l'idea di una compagine che portasse poi piano piano a un'idea di stato, di nazione. Queste cose, secondo me, lasciano la traccia nella società, nella mentalità della gente. Noi siamo uniti da 150 anni, ma siamo stati divisi per 1500. Credo che questa differenza, esattamente 10 volte tanto, dica qualche cosa della nostra storia nazionale rispetto ad altri paesi, ad esempio in Europa. E quindi, per dire, Cittadella, Castelfranco, sono tutti borghi che queste grandi città, Padova, Vicenza e Treviso, costruivano una contro l'altra per potersi proprio affrontare, avere dei baluardi per prendere, come dire, in qualche modo di sorpresa alle spalle l'avversario, anche se era un avversario molto vicino, non era chissà quale nemico lontano. Ecco un'altra bella immagine di Cittadella, vedete proprio com'è. Ovviamente in queste immagini capiamo che cos'è la città storica rispetto a quello che è la città moderna. È chiaro che oltre le mura, anche oggi Cittadella, che credo sia sui 20-25 mila abitanti, ha tutta una sua espansione, che non è più solo quella chiusa dentro la cinta muraria, però è quella che rimane più suggestiva proprio come richiamo di questo passato medievale di questo borgo, borgo sì, della provincia di Padova. E passiamo invece, dopo aver visto quella che è la caratteristica tipologia della città radiale, che era il sistema nuovo per fare una città nel Medioevo, dettato da queste esigenze sia di costruzione sulla montagnola, sulla collinetta, piuttosto che un nuovo orizzontamento per poter costruire quella che era una mappa viaria della città, e passiamo invece a tipologie di città che anche nel Medioevo continuano ad avere questo impianto che richiama quell'ortogonale reticolato di stampo romano. Questa dovreste riconoscerla perché è fresca fresca nelle nostre uscite. Forse così non dice molto, però ripassiamo un po' la parte, visto che non è tanto che ci siamo stati. Questo è Cherasco, vi ricordate? 1247. Prima non esisteva di fatto Cherasco. In questa, e vi ricordo quello che avevamo detto quella domenica, Cherasco viene fatta ad Alba contro Asti. Anche qui si ripresentano questi modelli della conflittualità medievale. Asti e Alba erano due importanti città del Medioevo piemontese e Alba costruirà Cherasco in funzione anti-Asti, proprio in queste lotte così di città contro città, di comune contro comune, avrà questa funzione. Tutti quanti vi ricorderete, ma la pianta ne è testimonianza evidentissima, che qui siamo tornati a quello che è il reticolato romano. Se vogliamo ripercorrere le nostre. Noi siamo scesi qui, dove c'era il pullman, fino al castello, ve lo ricordate, poi abbiamo fatto questo vialone, siamo entrati dalla via maestra cosiddetta, abbiamo percorso tutta la via maestra che è il corso via Vittorio Emanuele II, qui abbiamo trovato il palazzo Salmatoris, quella vecchia sede dove Napoleone ha dettato un po' delle pagine della sua storia qui al Trattato di Cherasco, questo è il municipio con la torre, poi siamo andati a vedere il Museo Adriani, che è questo palazzo Gotti di Salerano. Su questo bellissimo rettifilo avevamo visto la chiesa della Madonna del Popolo e poi siamo tornati verso il centro e abbiamo passato, credo, spero, una bella giornata appunto in questo borgo. E ecco, questa era la pianta seicentesca di Cherasco, che era anche sul volantino della nostra gita, quando fu fortificata proprio con funzione anche più preeminentemente militare. Questa è una stampa del cosiddetto Theatrum Sabaudiae, che è questo repertorio di stampe raccolte in due volumi molto importanti nella storia piemontese, quasi fosse una specie di opera pubblicitaria marketing per far conoscere il Ducato di Savoia in giro per le corti europee. Allora, ve lo dico subito, molte di queste mappe sono più belle di quello che in realtà le città, perché si fa prima a disegnare una città bella su un foglio di carta che non costruirla con i mattoni. Doveva essere un richiamo pubblicitario del Ducato Sabaudo in giro per l'Europa. Cherasco ha avuto delle mura, ma non così bastionate come vediamo in questa mappa, anche se il centro mantiene quello che è il suo reticolo, che anche noi abbiamo potuto verificare durante la nostra gita. E questa forse ve la ricordate, proprio usciti dal Museo Andriani, questo rettifilo, non ricordo come si chiami la via, però al fondo aveva questa quinta scenografica della chiesa di Santa Maria del Popolo, che proprio fa da sfondo a questi rettifili delle strade così perfettamente ancora mantenuti in rete ortogonale. Ecco un altro esempio di un borgo che vedete è quadratissimo,
sia nella cinta muraria, che è questa, con il suo fossato, con questa zona verde che è poi è chiusa ulteriormente da quello che è il fossato, e questa appunto che erano le mura. Questo è Castelfranco Veneto. Ecco, la tipologia dei nomi di questi borghi ci dice qualcosa di significativo. Quante volte noi troviamo nella toponomastica italiana nomi come Villafranca, Villanova, Castelfranco, Borgofranco, per dire che erano luoghi dove all'interno di questi centri abitati c'erano particolari esenzioni fiscali. Il senso del franco è in questo senso, cioè chi abitava lì dentro perché fosse incentivato a risiedere in questi borghi nuovi, che venivano costruiti con qualche particolare funzione, era in qualche modo esentato da qualche imposta e quindi aveva un'agevolazione fiscale, diremmo noi oggi. Ecco perché poi nella toponomastica di questi borghi sentiamo appunto questa sequenza di nomi: Borgofranco, Castelfranco, Villanova, tutti quanti questi nomi che ricordano questa matrice appunto particolare. Castelfranco è una bellissima cittadina, siamo in provincia di Treviso. Qui siamo Treviso contro Padova, tanto per capire questa animosità dei comuni medievali. E qui vedete appunto quella che è la pianta, ma con questa visuale di scorcio è forse meglio comprensibile come è fatto il centro urbano di Castelfranco. Anche nella pianta si vede che qui si è rispettata quella che è una topografia delle strade con un sistema reticolare. E qui è evidentissimo, forse più che non a Cittadella, che cos'è il borgo antico, eccolo qua, con questa specie di cortina verde, questa specie di spiazzo pratoso che recinge quello che è il perimetro delle mura, dove c'è il fossato con anche i ponti di accesso, è quello che è Castelfranco oggi. Sicuramente la parte fuori dal borgo storico è molto più abitata di quello che è il centro storico, che comunque continua a mantenere intatto quello che è il suo fascino, quello che è la sua suggestione da un punto di vista urbanistico. Piccola nota così di carattere storico-artistico, vi ricordo che Castelfranco è la patria natale di Giorgione, il grande pittore del 400-500 Veneto, famosissimo, misteriosissimo, perché è vissuto poco, poche notizie sulla sua biografia, parecchie sono le opere che gli sono attribuite, forse ricorderete La Tempesta, I Tre Filosofi e altro. Giorgione era proprio nativo di questo borgo. Al centro, vicino al Duomo di Castelfranco, c'è proprio la casa natale di Giorgione. E questo in realtà è il Duomo di Castelfranco che conserva una delle tante pale d'altare di Giorgione, che è appunto la pala di Castelfranco cosiddetta. Sempre nella campagna veneta. E anche qui torniamo invece a un andamento più in qualche modo, non dico proprio circolare, ma una sagoma che sicuramente non potremmo dire una sagoma quadrata con una mappa ortogonale. Questa è Montagnana, famosissima tra le città murate del Veneto. Qui siamo tra Padova Est, tanto per capirci, e vedete che anche qui, anche se un po' decentrato, poi ognuno ha costruito la sua maglia urbana come ha ritenuto più importante, anche qui l'elemento che emerge soprattutto è il Duomo di Montagnana. Ovviamente sono particolarmente legati a queste terminologie perché ci tengono in orgoglio proprio cittadino. In realtà è poi la parrocchia di Montagnana, non è che sia il Duomo di Milano, però la loro chiesa più principale è il Duomo di Montagnana ed è questa chiesa che emerge subito su tutte quelle che sono i tetti di questo borgo veneto. Montagnana, altra vista, qui è ancora più visibile quello che è il discorso appunto del Duomo di Montagnana. C'è anche poi una fortificazione castellana proprio qui all'imbocco della città. Tra l'altro oggi questo è l'ostello della gioventù, quindi una posizione molto suggestiva, anche turisticamente rilevante. Vedete che l'andamento di Montagnana potremmo dire che è vagamente una forma, non dico rettangolare, ma tra il rettangolare e l'ellittico, per questo movimento piuttosto così sinuoso di quelle che sono tutte le sue vie all'interno. C'è qualche strada che si incrocia, ma diciamo che la mappa della viabilità è proprio segnata da questo andamento tipico dei borghi medievali, tutti quanti un po' congestionati con queste stradine e questi vicoletti del centro storico. Montagnana è famosa per le sue mura, questa è proprio una delle tante immagini che si possono trovare per avere questa immagine della cortina muraria. Qui siamo nella campagna veneta, ma se la paragoniamo, siamo in aperta pianura, quindi non c'è il discorso del borgo fatto in forma radiale perché siamo sulla collinetta, perché siamo in pianura la più piatta che si possa immaginare. Se confrontiamo questa cinta muraria con Monteriggioni, ci troviamo grosso modo in qualche cosa che è abbastanza simile. Ma rostica,
Città singolarissima in questo senso, lo si vede in tutte e due le foto in modo abbastanza evidente. Questo è il borgo di Marostica, quella famosissima città che ha poi questo castello con la piazza della grande partita degli scacchi. Sapete che ogni 2 anni nella piazza scacchiera di Marostica si gioca questa partita con pedine viventi, che sono appunto figuranti, come se fosse una vera e propria festa cittadina, quindi ogni 2 anni. Però la cosa singolare è che c'è la fortificazione sulla collina, eccola qua, e la cinta muraria comprende il borgo abitato. E poi si inerpica sulla collinetta per richiudere dentro quella che è il suo castello in cima alla collina, che fa parte integrante di quello che è il perimetro delle mura di Marostica. Questa è una cosa un po' particolare perché tutta questa zona così di versante della collina, che è rimasto praticamente ancora, anche qui si vede molto bene, è rimasto proprio a zona boschiva, a zona pratosa, non ha nessuna funzione particolare, non è stata devastata perché lì c'era la città, proprio è rimasta così. Il castello in alto, che era proprio la rupe che è il centro, poi c'è anche il castello basso, a dire la verità, il centro abitato, ma la cortina muraria che si espande fino in cima alla collina, ritorna giù per chiudere uno spazio che non è solo lo spazio urbanistico della città, ma è qualcosa di molto più ampio. E siamo ripiombati nel caso di Milano, che rimane sempre in questa panoramica delle trasformazioni delle città da sistema romano a sistema medievale, rimane sempre il caso più, come dire, emblematico e più rappresentativo. Ci sono alcune diapositive che abbiamo già visto la volta passata, ma di qua ripartiamo per riprendere. Ecco, questa era la prima che io ho mostrato anche la volta scorsa. Qui si intravedono, perché sono segnati da un punto di vista proprio così del disegno, quelli che sono i famosi assi Cardo Decumano, i due grandi assi della viabilità della città romana. Allora, cominciamo a inquadrarlo bene. Il Cardo andava da Porta Nuova o Porta Aurea, questo è il Duomo, tanto per capirci, quindi siamo un po' a nord del Duomo, fino a Porta Ticinese, questo è San Lorenzo le Colonne. Il Decumano andava da Porta Vercellina fino a Porta Romana. Questi sono tutti i riferimenti che per noi che viviamo in questo territorio sono abbastanza chiari come arrivi. Poi abbiamo detto che la città in quanto romana aveva tutti i suoi capisaldi urbanistici, che sono appunto l'anfiteatro fuori dalle mura, un po' come Verona, vi ricordate? L'arena era fuori dalla cinta della Verona romana, le terme, il grande circo, qui in zona. Poi abbiamo detto il foro della Milano Romana, zona Biblioteca Ambrosiana, cos'è, Piazza Pio XI, mi pare, da quelle parti, dietro il San Sepolcro. Questo è Sant'Ambrogio, tanto per capirci, quindi fuori da quello che era la cinta romana della Milano antica. Poi c'è questo primo ampliamento che allarga verso creando. Io continuo a sostenere che forse potrebbe, non dico che sia l'unica ragione, ma potrebbe essere la causa che ha trasformato, oltre ai danni che poi vi leggerò della distruzione del Barbarossa, il fatto che moltiplicandosi le porte si sono creati naturalmente delle uscite che diventavano dei veri e propri capisaldi di raggi che uscivano dalla città per trasformare questo impianto quadrangolare in qualcosa di più tondeggiante. Porta Comasina, vedete che però è fuori da quelli che sono gli assi viari romani. Poi abbiamo, c'è Porta Orientale che è da queste parti, grosso modo, ecco qui così, la Comasina abbiamo già detto, Porta Novia che è quella che va verso il Castello Sforzesco, tanto, Porta Giovia scusate, che va verso il Castello Sforzesco. Secondo me il moltiplicarsi di queste uscite dalla città ha creato dei nuovi assi viari che hanno trasformato lentamente una struttura quadrata in una struttura invece più di tipo radiale. Ecco, questa altra volta non c'era, si legge un po' meglio forse quello che è. Allora, cominciamo a ritornare ai capisaldi. Foro Romano di Milano, zona ambrosiana. Duomo, sapete che il Duomo in realtà è Santa Maria Nascente, Santa Tecla, le due chiese che erano vicine. Oggi abbiamo il Duomo che le ha in qualche modo sovrastate tutte e due. La vecchia Santa Tecla con la fonte battesimale è quella che sta sotto il sagrato della Piazza del Duomo.
se vi capitasse, curiosità che è giusto in qualche modo soddisfare, si entra dalla facciata, dall'interno della faccia del Duomo, c'è una scaletta che scende, si va negli scavi archeologici sotto il sagrato del Duomo di Milano e si vede tutta quest'altra basilica che è, come dire, è stata recuperata negli scavi, almeno le fondamenta. Se ne vede qualche cosa anche nelle stazioni della metropolitana di Piazza Duomo, quando si girano i vari cunicoli di passaggi tra le reti, ci sono questi brandelli di cinte appunto medievali che mostrano questa cosa. Si deve entrare in Duomo, se entra la porta di sinistra è verso destra, tra il portale centrale e la porta laterale c'è un piccolo ingresso che segna proprio lo scavo dove si scende per andare a Santa Tecla, che è la basilica antica assieme a Santa Maria Nascente. Anche oggi il Duomo di Milano è dedicato a Santa Maria Nascente, 8 settembre, festa appunto, ed erano le due chiese di origine medievale che poi il Duomo in qualche modo ha, non dico inglobato tutte e due, ma insomma le ha sostituite. E qui si comincia a vedere questo movimento che si sta modificando in quello che è l'impianto appunto di Milano. Questa l'avevamo già vista nella volta passata e abbiamo anche se in modo più schematico appunto i capisaldi di questa città da un punto di vista urbano. Qui si vede proprio per la differenza del colore il vecchio quadrato romano, qui è abbastanza evidente con le due vie Decumano e Cardo, questo primo ampliamento, e poi tutte quante quelle che sono le diverse come dire, presenze architettoniche che stanno ampliando. Questa, tanto per capirci, è San Sempliciano, questa è la Basilica di Santi Nazario Celso, corso di Porta Romana, ma vedete che erano tutte quante fuori da quello che era il centro storico, come appunto anche Sant'Ambrogio era qui fuori da quella che era la cinta muraria della Milano medievale. Questa l'avevamo vista la volta scorsa, è l'immagine che aveva fatto suggerire l'idea di perché c'è questo benedetto laghetto, l'avevamo giustificato, tanto per ripassare un po' il discorso, questo sistema di canali sia naturali, Lambro, Olona, Seveso, sono fiumi che ancora oggi tombinati con tutti i guai che poi provocano nei momenti di esondazione, assieme ai diversi canali che sono stati scavati per rendere ancora più, come dire, fruibile questo percorso delle vie d'acqua. Abbiamo detto che il marmo di Candoglia del Duomo è arrivato proprio in zona Laghetto per essere poi trasportato nel cantiere del Duomo che è qui attraverso questa via d'acqua. Questa pianta? Sì. No, il laghetto. La Milano romana, diciamo. Stiamo parlando di un... Allora, il quadrilatero, questo credo che siamo in quello che era la tipica dimensione romana, potrebbe oscillare fra gli 800 metri e il chilometro. Grosso modo, immaginando un poligono quadrato, non proprio perfettamente quadrato, ma siamo in questa dimensione. Perché se torniamo indietro ancora, e torniamo, ecco, qui si vede un po' meglio. Credo che questo lato, come questo, dovrebbe oscillare attorno agli 800 metri, un chilometro, perché era questa proprio la misura tipica romana. Oscillava tra i 700, Torino era 780, Milano forse era un po' più grande, ma grosso modo il quadrato romano aveva quella dimensione, proprio come... Sì, qui, qui c'è la scala, sì, ve lo dice, questo dice 300 metri, se lo metti in rapporto credo che arriveremo sui 900 metri, 800-900 metri, grosso modo, e questo segmento qui che fa i 300 metri, quindi 3-6 grosso modo sui 800-900 metri ci siamo sicuramente come dimensione. Ecco, questa piantina, forse l'avevo già mostrata la volta passata, fa vedere come ormai Milano ha perso quella connotazione romana che era la sua matrice originale e si sta trasformando con questo movimento un po' più caotico delle strade. Tenete presente che il Duomo è sempre in questa posizione, come dicevo anche nelle volte precedenti, all'origine non era il vero centro cittadino, ma era un po', come dire, spostato verso est rispetto a quello che era il quadrato romano e poi invece è diventato il vero centro, il fulcro urbano di questa città. Come sempre, vale la pena ricordarlo, il castello, ricordiamoci, castello di Porta Giovia, castello Visconteo, castello Sforzesco, era addossato alle mura della città. E questo è sempre un dato che deve far riflettere per capire l'ingrandimento urbanistico di questa metropoli. Oggi Piazza Castello è considerato centro di Milano, ci mancherebbe, Piazza Duomo, Piazza Castello è il centro di Milano, in realtà il castello era addossato, quindi terribilmente periferico rispetto a quello che era la dimensione appunto urbana della città di Milano.
E questa è un'altra mappa abbastanza interessante che fa vedere quella che era la vecchia, come dire, porzione di quel quadrato romano che si sta modificando, ma che appunto con una nuova cinta muraria, Milano ha avuto parecchie cinte di mura che l'hanno contenuta nella sua espansione, poi man mano si ingrandiva, bisogna sempre per forza ingrandirle e andare sempre oltre. E qui si comincia a vedere quante sono le porte che escono dalla città, su quelle che sono tutte le vie principali che si dipartono da questo centro urbano, che sicuramente hanno creato questa trasformazione da quello che era il quadrato romano in qualcosa di più tondeggiante o comunque una forma che sicuramente di quadrato non ha più nulla. Questa non l'avevo mostrata la volta scorsa, ma grosso modo è solo un po' ruotata. Allora, queste sono le mura spagnole di Milano, quindi la cinta si sta allargando. Questo è il famoso Lazzaretto Manzoniano, Corso Venezia, Chiesa di San Gregorio. È una traversa di Corso Venezia per la realtà, perché la chiesina, questa che è in centro, c'è ancora. Il Lazzaretto come grande porticato non esiste più, zona elegantissima proprio del centro. Più, come dire, importante, ecco, della città. Queste sono le mura spagnole, quando Milano diventerà questa capitale del ducato milanese sotto la dominazione spagnola a metà del Cinquecento, e vedete che ancora una volta il castello crea proprio una specie di rientranza, una specie di gobba su quella che è la cinta muraria, perché rimane sempre un baluardo militare che deve avere questo spiazzo libero proprio per poter manovrare e non è ancora completamente integrato in quello che invece è il perimetro della città, ma diventa sempre più centrale quella che è Piazza Duomo, che è questa. Adesso qui Sant'Ambrogio è entrato nelle mura spagnola, non è più in completa campagna, come in origine appunto questa famosissima e importante basilica della città. Ecco, dicevamo che in questi frangenti, 500, mura spagnola, spagnola sicuramente è tutto un altro impianto urbanistico, perché XII secolo questa, come dire, violenta, crudele rivalità tra le diverse città della Lombardia, perché non erano poi tutti quanti così fratelli, ha avuto questa devastazione imponente dettata appunto dall'intervento di Barbarossa. Barbarossa viene 6 volte in Italia. Il motivo è molto semplice: doveva rimarcare che lui era il sovrano anche dell'Italia settentrionale, perché l'Italia apparteneva all'impero di Germania. E, come detto l'altra volta, veniva per battere cassa. Le città devono versare all'impero di Germania, all'imperatore in particolare, parte dei loro tributi. Le città padane che si stanno rafforzando con questa voglia di autonomia e di indipendenza, quindi tutta quella, come dire, agiografia della storia medievale, la Lega Lombarda, il giuramento di Pontida, poi il famoso trionfo di Legnano 1176, invece parlano di una volontà di staccarsi da questa compagine statale dell'impero di Germania per essere completamente indipendenti. Ecco, l'ho trovato in questi giorni, l'ho portato perché vorrei proprio che ci rendessimo conto di quanta, come dire, così, violenza c'era in questo desiderio di atterrare la città del nemico. E vi ho detto che il nemico non è che viene dalla Germania, sono tutte città della pianura lombarda che si guerreggiavano acremente tra di loro con una veramente voglia di distruzione impressionante. Leggo, è la traduzione in un italiano più comprensibile di una cronaca appunto medievale di certo Ottone Morena, questo è l'autore di questo saggio, e dice: l'imperatore Federico Barbarossa, Federico I, il lunedì 26 marzo, non ha precisato l'anno, ma dovremmo essere qualche cosa prima del 1176, quando invece Barbarossa sarà sconfitto dalla Lega dei Comuni, venne a Milano coi suoi principi, coi Cremonesi, i Pavesi, i Novaresi, i Comaschi, i Lodigiani e quelli del Seprio e della Martesana. Seprio siamo noi, perché il contado del Seprio era proprio questo territorio qui della provincia di Varese per noi oggi. E ordinò ai Lodigiani, nemici di Milano, di distruggere tutta Porta Orientale. Quindi ai nemici di Milano che partecipano con l'esercito di Barbarossa dà una porzione di città da distruggere. Toglietevi questa soddisfazione, fateli fuori i vostri avversari. Questa è proprio voglia di vendetta assoluta. Che volgarmente è detta Renza. Ai Cremonesi diede da demolire Porta Romana, ai Pavesi Porta Ticinese, ai Novaresi Porta Vercellina, ai Comaschi Porta Comasina. Vi ho detto che Como a Milano non è mica giurate sempre. A quelle del Seprio e della Martesana Porta Nuova, che quindi sarebbe verso il nord. Questo
Questi tutti si sforzarono tanto nella distruzione che entro la seguente Domenica delle Palme, 1 aprile, spianarono un tratto di mura della città così grande che all'inizio da nessuno si credeva che potesse esserne distrutto almeno in 2 mesi. E come credo in verità, non rimase che la 50ª parte di Milano da demolire. Come dire che l'hanno quasi demolita in gran parte. Attenti che questi autori del Medioevo hanno la manina un po' larga nel dare le dimensioni, tendono un po' a esagerare perché hanno proprio questo senso un po' così aulico della descrizione. Però se dice che ne era rimasta solo una 50ª parte, credo che non ce ne fosse rimasta tanto in piedi di Milano. Poi quanta se ne fosse salvata la distruzione, ma sicuramente, poi pensate, ogni presenza dei nemici delle diverse città della Lombardia si prendeva a cuore di distruggere una parte della città e ci mettevano tutto il loro zelo per fare questa distruzione. Rimase tuttavia quasi tutto il muro che circonda la città, che era così buono e fabbricato con grandi pietre, decorato di quasi 100 torri. Sulle 100 torri forse il nostro amico sta allargandosi un pochino, ma sicuramente ce n'erano tante. Avete visto Monteriggioni, avete visto Montagnana. Le torri erano veramente uno dei capisaldi che sulla cortina muraria chiudevano il percorso di quella che era la cinta cittadina. Quindi dice quasi 100 torri, che come stimo non ve ne fu visto mai uno tanto buono in Italia, tranne forse quello di Roma, delle mura così possenti, forse solo Roma le aveva. E se ne vedrà in seguito, rimase in piedi anche il campanile della Chiesa Maggiore, Duomo di Milano oggi non ha campanile, forse la vecchia chiesa romanica precedente, Duomo di Milano 1386, prima non esiste Duomo di Milano, hanno atterrato anche il campanile della Chiesa Maggiore di meravigliosa bellezza e di grande altezza e straordinaria larghezza, quale si dice non ce ne sia mai stato un altro in Italia. Qui siamo sempre alla ricerca del superlativo assoluto. Pochi giorni dopo l'imperatore lo fece atterrare, era rimasto il campanile giù anche quello, ed esso rovinando sulla Chiesa Maggiore ne distrusse gran parte, per forza, perché se il campanile è andato addosso alla chiesa chiaramente avrà distrutto una parte di questa chiesa. Infatti lodigiani, memori dei dolori passati innumerevoli che avevano sofferto a tempo dei milanesi, quando Milano ha distrutto Lodi, demolirono totalmente non solo Porta Orientale affidata loro da distruggere, ma abbatterono anche gran parte di Porta Romana. C'è proprio il gusto di dire ve la facciamo pagare fino in fondo. E guardate che per noi oggi è una cosa veramente incomprensibile, città che oggi fanno parte di un territorio sicuramente importante ma non così vasto. Como contro Milano, Lodi contro Milano, sono tutte città nell'arco di 30-40 km, eppure c'era questa voglia proprio di distruggersi a vicenda, perché ognuno guardava, come si diceva una volta, al proprio campanile e basta, e gli altri erano sempre dei nemici. Sotto c'erano sicuramente anche forti interessi commerciali, perché tutto questo movimento di merci, se si avvantaggiava una città, svantaggiava quell'altra per forza di cose. A me verrebbe in mente oggi di dire che, scusatemi il paragone, il grande centro commerciale fa morire il piccolo negozio, insomma in questo tipo di dinamica, ecco, delle controversie si giustificava poi anche in questa maniera così violenta delle aggressioni. Ecco, torniamo alla nostra Milano, questa è una Milano ormai completamente trasformata in forme appunto molto avanzate, siamo al XVI secolo, la Milano spagnola. Anche prima abbiamo visto, è solo questione di orientare diversamente il castello come punto di riferimento, ma poi vedete che sostanzialmente è sempre quello il percorso che ci si propone, e vedete che di reticolato romano qui non ce n'è proprio più, è completamente scomparso. Ecco, queste sono le famose stampe, più o meno dello stesso periodo, che vi dicono invece, come si dice, a volo d'uccello, quindi immaginando di poter quasi sfiorare dall'alto la città. Sono tantissime città raffigurate con questa maniera, e vedete anche qui, non proprio fedelissima, la mole enorme delle guglie del Duomo, che qui, essendo 500, attenti, qui c'è un po' di fantasia, perché ricordo che la guglia della Madonnina viene piazzata sopra il tetto del Duomo nel 1769. Quindi questa guglia altissima qui forse si fa prima a disegnarla che non a costruirla, ma insomma si stava riempiendo tutti i pinnacoli delle diverse guglie del Duomo di Milano, appunto. E poi vediamo come, mantenuta questo impianto che è diventato un impianto radiale, Milano non ha più modificato quella che è la sua urbanistica. Qui siamo già al 1734, la famosa pianta di Marco Antonio dal Re. Vedete ancora come nel XVIII secolo il castello rimane una zona sgombra ai margini della città.
Proprio, come dire, quello è un caposaldo militare, una fortificazione con una funzione difensiva e quindi deve essere lasciato in una posizione dominante, mentre cominciano a ingrandirsi diversi quartieri e si stanno allargando successivamente, queste sono già mura austriache, potremmo dire, 734, vedete che si sta continuamente allargando quello che è il perimetro della città appunto di Milano. Arriviamo in epoche da 900. E proprio nello sviluppo urbanistico che Milano ha raggiunto appunto nel secolo scorso e anche attualmente, vediamo proprio che rimasta fedele a questo modello di città radiale dalla grande piazza Duomo, che è questa, poi il successivo ampliamento delle cosiddette circonvallazioni, Milano è rimasta poi sempre fedele a questo impianto urbanistico che la caratterizza praticamente fino all'oggi. Grazie. Se c'è qualche domandina, come sempre, se so rispondere, se no, o se qualcuno di voi può dare una risposta, perché può essere interessante anche questo tipo di. C'è una filosofia di fondo tra il quadrato di Torino e il rotondo di Milano. Filosofia di fondo. Guarda, io per quello che ho capito io, i romani ragionavano in termini di funzionalità. Funzionalità, ordine e disciplina. Questi i loro capisaldi. La rotondità della città ci possono essere anche delle valenze simboliche. Allora, è più facile, almeno per quello che so io, poi qualcun altro più esperto può dire cose più significative. Se pensate ad esempio al battistero, sempre una vasca ottagonale, perché l'otto ha un valore simbolico. Otto è la vasca del battesimo, è il primo giorno dopo la settimana, quindi l'ottavo giorno, quindi l'inizio della nuova salvezza. E l'ottagono raffigurava molto bene questo concetto che visivamente traduceva un'idea. Quindi l'ottagono, la pianta circolare è una pianta che si sviluppa molto bene dal Rinascimento in poi, la pianta circolare dell'edificio, non so, l'incoronata di Lodi, tante chiese a pianta centrale cosiddette, hanno questa caratteristica. Se ci sia qualche sottointeso che io sinceramente non conosco, perché si passa da un quadrato a una forma più tondeggiante, sicuramente doveva rispondere a un'esigenza, a qualche cosa che nasce anche da un motivo pratico e poi diventa una questione anche di teoria urbanistica. Questo l'ho abbastanza per certo. Il quadrato per Romani era una scelta di funzionalità, efficienza e come dire, di ordine e di disciplina, assolutamente. Del resto, poi qualcuno mi accusa, ma insomma, vabbè, ognuno ha i propri difetti. Girare per Torino, secondo me, è molto più semplice che non girare per Milano. Vi dico la verità, io non sono di origine milanese, ma quando giro per Milano ho sempre la sensazione di perdermi, perché girando in tondo, qualche volta perdo dei riferimenti, ma pensavo di andare da una parte, invece mi sto muovendo per l'altra. Almeno a me dà questa sensazione. Può darsi che sia proprio inquadrato come tutti i sabaudi che vanno su questa. Ecco, però, come dire. C'è un movimento diverso. Se ci sono delle teorie proprio urbanistiche alla base di questi ragionamenti, sinceramente io non lo so, ma non lo escludo a priori che magari qualche grande studioso esperto possa aver trovato qualche motivazione. Ecco, penso sempre essenzialmente a un discorso della funzionalità. Mentre è abbastanza evidente, credo che questa sera qualcosa si sia capito, che i borghi nuovi medievali che nascono sul cucuzzolo per forza di cosa non possono adattare su una superficie che comunque è movimentata, come può essere una collinetta, farci un quadrato, perché altrimenti cadrebbe sugli spigoli, mentre la forma tondeggiante è molto più funzionale a quella che è la geografia del territorio. Avete visto quel lucignano primo? È bellissimo, sembra proprio un cerchio quasi perfetto con la sua piccolissima quel borgo lì. Monteriggioni, avete visto come la cortina muraria è molto tonda, montagnana, cittadella, sono in pianura. Non lo so se c'è un'altra motivazione, sinceramente io non ho trovato altre questioni che però magari ci potrebbero essere, qualche specialista potrebbe meglio precisare rispetto alle mie modeste conoscenze. Una cosa che mi salta all'occhio è che non ci sono strade larghe, cioè in tutti i casi sono tutte strade strette. Questo si spiega abbastanza semplicemente. Allora, se consideriamo che le città avevano sempre mura che dovevano difenderla, soprattutto se sono in pianura, quelle un po' in più in alto, Orvieto era già fisicamente protetta dalla sua altura, ma se sono una città in pianura, le mura,
creano un limite oltre il quale non si può andare. Più spazio dedichiamo alle strade, meno spazio dedichiamo alle case. È semplicissimo. E l'esempio più clamoroso voi ce l'avete a Venezia. Venezia sono più di 150 isolotti, tra l'altro di forme, cioè di consistenza poi neanche molto resistente, perché sabbia e limo. Sapete quante palificazioni ci sono sotto le case veneziane? Avete mai fatto caso a Venezia che un passaggio, ma largo così, è considerato un calle? Basta che ci passi una persona. Se facciamo una viabilità bella, spaziosa, ordinata, imponente, togliamo spazio alle case, perché il limite era sempre la cinta muraria. Un caso singolarissimo, se vi capita, o se la conoscete sicuramente, Siena. Siena è costruita su tracolli praticamente, ed è tutto un andamento molto movimentato, dalla Piazza del Campo, poi si sale verso il Duomo, si scende verso la fortezza, ed è tutto questo sistema molto congestionato, perché strade larghe voleva dire meno spazio per le case, e le case erano comunque la cosa più importante per chi ci deve abitare. Non sto a dirvi, forse vi ricorderete, siamo passati per Piazza San Fedele a Como, quando siamo andati a Como, quelle case a sporgere, le famose case a sporgere con quei travi che vengono fuori e il porticato che è arretrato, perché anche lì sempre la saggezza umana che si muove su motivazioni economiche. Noi abbiamo i problemi dell'IMU, loro hanno i problemi delle imposte fondiarie della casa. Si pagava per la superficie che le fondamenta della casa occupavano. Se poi la casa si sporgeva un pochino, quello non contava, perché, come dire, era quello che lo spazio sul terreno che faceva fede per l'imposta. E quindi queste case medievali, Como perché è vicina a noi, ma tutte le città tedesche le trovate con queste case a graticcio a sporgere dai portici sottostanti, non è che sporgono tantissimo, magari 1 metro, 1,5 metri ce la fanno, e quindi quel mezzo locale si guadagnava, ma sotto la pianta restava su quello che era il perimetro delle colonne portanti, quindi era quello il perimetro che decideva l'imposta, non quanto si allargava sopra. Quindi capite che lì era un fatto, come dire, anche di convenienza economica. E allora si capisce che più si avvicinavano le case anche con questo sistema dello sporto, chiaramente le strade diventavano dei cunicoli, non potevano essere i grandi viali alberati. Vi posso dire questo perché è sicuramente stato ben studiato. La grande urbanistica ottocentesca, noi non arriveremo all'Ottocento, io mi fermerò al Rinascimento un po' dopo, 4 tappe significative, se no diventerebbe una cosa anche più complicata e sinceramente non sono così esperto sul discorso che procede poi verso l'Ottocento, però questo era molto chiaro in qualunque testo. La grande urbanistica ottocentesca che fa per Torino i grandi viali, per Parigi i grandi boulevard, non so se sapete che nasce da un discorso di controllo dell'ordine pubblico. Napoleone III si era reso conto che quando c'erano le sommosse a Parigi, perché mica sempre tutti lo amavano alla follia, schierare le forze dell'ordine sui grandi viali aperti, spianati, è molto più pratico, che non nei vicoletti dove le barricate e tutte quelle che possono essere trappole urbane diventavano un pericolo per quello che era il mantenimento e il controllo dell'ordine pubblico. Le 5 giornate di Milano, 1848, il popolo milanese fa barricati in tutto questo nucleo di quelli che sono i vicoletti del centro storico che si possono, come dire, presidiare e fortificare molto meglio che se non fossero dei grandi viali alberati dove c'è molta più facilità che le forze dell'ordine con armamenti diversi potessero far fronte a quelli che erano le sommosse popolari. Quindi nasce da un discorso di ordine pubblico. Il famoso barone Haussmann che fa i grandi boulevard parigini su richiesta di Napoleone III lo fa perché 1870, ricordate, sarà la grande insurrezione della Comune di Parigi, hanno visto, come dire, che si controllava meno quello che poteva essere il discorso delle sommosse urbane. Quindi nasce dalla motivazione di ordine pubblico, ad esempio, i grandi, che poi sono belli, perché sono molto, come dire, solari, molto ariosi, danno grande visibilità alla città, però nascono da queste motivazioni invece di controllo del territorio. Invece nel mondo medievale strade strette perché devono esserci lo spazio per le case. Il limite era sempre la cinta muraria. Se ti mettevi fuori dalla cinta muraria, a rischio tuo, se qualcuno poi ti aggrediva o non eri sicuro come dentro una cinta che ti poteva difendere, era un rischio tuo e quindi era sempre molto pericoloso. Avete visto con quanta crudeltà e violenza si scannavano l'un l'altro, quindi insomma era sempre pericoloso essere fuori dalla cinta muraria.